Due abruzzesi doc tornano a lavorare nella loro regione ai vertici della questura di Pescara. I primi dirigenti, Gennaro Capasso e Gianluca Di Frischia, sono da poche ore al lavoro. Capasso conosce bene l'Abruzzo per aver diretto le squadre mobili di Teramo e L'Aquila e arriva da un'esperienza a Brescia. Di Frischia è al primo incarico nel capoluogo adriatico, ma è figlio d'arte, essendo stato suo padre negli anni 90, anche lui primo dirigente della squadra mobile. Capasso andrà a dirigere la divisione anticrimine, Di Frischia la squadra mobile, fino a ieri guidata da Dante Cosentino. Sì, come ha detto giustamente lei, per me è un ritorno, perché per moltissimi anni ho diretto la squadra mobile di Teramo e successivamente per un breve periodo la squadra mobile dell'Aquila. A seguito della promozione a dirigente poi sono andato a Brescia, dove ho diretto la divisione anticrimine. Tra l'altro Brescia per me è stato anche Brescia un ritorno, in quanto ho iniziato l'attività da giovane commissario proprio da quella questura. Torno a Pescara con grandissimo entusiasmo, sia perché è la città in cui sono nato, per cui, e poi perché è una bellissima città. Cercherò di fornire il mio contributo, porterò la mia esperienza, di tutto quello che è il mio bagaglio professionale, nella speranza di poter fornire un contributo alla questura. Pescara è una città che presenta delle criticità diverse, probabilmente anche da altri capoluoghi di provincia della regione. Sì, veda, ogni realtà ha le sue criticità, ogni realtà ha i suoi problemi. Sicuramente la realtà di Pescara la conosco indirettamente perché non ci ho lavorato, però la conosco perché è la mia città, per cui so bene quali possono essere i problemi da affrontare. Li affronteremo con grande serenità, nella speranza, ecco, di dare a questa città un qualcosa in più. Tenete conto che tanti anni trascorsi in Abruzzo mi hanno consentito anche di conoscere, di avere forse un quid in più rispetto a un dirigente che viene da fuori e che non conosce questa realtà. È chiaro che è un onore incredibile per me, sono felicissimo di essere tornato nella mia terra a fare il lavoro che amo e sono, appunto, è una responsabilità molto grande che non vedo l'ora di affrontare. Io è qualche anno che sono lontano da Pescara, ma non credo che sia cambiato molto negli ultimi 7 anni, diciamo. E la conosco, l'ho vissuta, ci sono cresciuto e quindi diciamo che ho già le idee abbastanza chiare, anche se non è il momento per sbilanciarsi, visto che questo è il mio primo giorno qui in questura, quindi avrò la possibilità di vederla da un punto di vista, tra virgolette, privilegiato per quanto riguarda sicuramente le fattispecie criminali.